pensarono per essere la casa dei dirigibili. In realtà sono stato il silenzioso custode di un secolo di storia, di cent'anni di memorie. Intere generazioni mi hanno attraversato, militari e civili, liberi lavoratori e prigionieri, uomini, donne e bambini. Lorenzo Daniele, presentata oggi in anteprima regionale il tuo ultimo lavoro. Una grande soddisfazione tributata anche da un caloroso applauso del pubblico presente. Soddisfatto? Sì, molto soddisfatti. Questa era una presentazione regionale riservata soprattutto alle autorità, alle istituzioni, anche perché la sala che il Comune gentilmente ci ha messo a disposizione è piccolina, ma nelle prossime settimane presenteremo questo documentario in giro, sicuramente ad Augusta, ma in giro per la Sicilia, perché è importante che non solo gli augustani, ma tutta la Sicilia, tutta l'Italia conosca questo importante bene che è unico nel suo genere, l'Hangar di Augusta. L'Hangar di Augusta, la casa dei dirigibili, parteciperà anche ad altri festival a livello nazionale ed internazionale. Quali sono gli appuntamenti? Ma il primo appuntamento è quello di Rovereto, della rassegna internazionale del cinema archeologico di Rovereto, che sarà a ottobre. Noi abbiamo già iscritto il film, è pertinente perché si tratta di archeologia industriale e quindi rientra all'interno di una delle proiezioni di tipo archeologico, e iscriveremo il film. Adesso stiamo vagliando le altre possibilità, soprattutto internazionali, anche perché il film è dotato di sottotitoli in inglese, quindi può essere tranquillamente capito da tutti. Vuoi ricordare chi ti ha collaborato, chi ha scritto la sceneggiatura e soprattutto chi ha contribuito fattivamente alla realizzazione di questo film? La sceneggiatura è di Alessandra Cilio, che da anni segue le sceneggiature dei nostri lavori, e ovviamente dietro c'è l'equipe con cui sempre realizziamo i documentari, Mauro Italia, che si è occupato delle riprese, del montaggio e anche della fotografia, e poi una serie di professionisti siciliani, professionisti che operano nel settore cinematografico siciliano, perché noi cerchiamo di fare cinema in Sicilia, cerchiamo di farlo bene perché è possibile. Quanto è durato questo lavoro? Come l'hai iniziato? Che cosa ti ha spinto a farlo? Il lavoro è durato parecchio, è cominciato nel 2009 quando abbiamo partecipato al bando regionale della Film Commission, e successivamente abbiamo ottenuto il contributo e quindi abbiamo cominciato a lavorare alla sceneggiatura, e non è stato un lavoro semplice, lo abbiamo concluso nel 2015, quindi diciamo abbiamo impiegato quasi 5 anni, sembra tanto, ma di fronte ad un bene architettonico così complesso, con una vicenda così complessa, non era semplice avere dei tempi più veloci. L'hangar per dirigibili viene realizzato tra il 1917 e il 1920. È una struttura avveniristica per il periodo di realizzazione. Il cemento armato si presta bene per questa tipologia di opere perché è una struttura lunga 100 metri, alta 30 e larga 30. Non solo, ma presenta tamponature esterne anch'esse in calcestruzzo armato. Da 10 anni che stiamo discutendo di questa possibilità di valorizzare il hangar. Dal livello UNESCO il hangar è molto importante perché rappresenta un patrimonio industriale che è unico nel mondo e così ha un grande valore. Ovviamente ci sono dei problemi, ci sono dei percorsi da fare. Abbiamo riaperto discussione con il nuovo comune, con il nuovo sindaco, e speriamo che si arrivi a questo percorso che darà molta visibilità alla città di Augusta. Io sono certo che non ci sono grandi problemi, che si può andare avanti con questo iter burocratico, ma ovviamente ci sono anche delle cose puramente locali a risolvere. Lei ha parlato dell'importanza del paesaggio per l'inserimento nella lista. Certo, molto importante, perché oggi si dà molto più importanza
a quando un patrimonio ha ancora il paesaggio d'intorno. Oggi non è più accettabile, per esempio, che tu nomini un cattedrale se il contesto è perso completamente. Questo è un nuovo concetto da un paio di anni e il hangar in questo caso ha, almeno ad oggi, questo paesaggio, questo verde paesaggio intorno e anche il contatto con il mare che è come era originariamente. Dopo gli interventi di recupero ultimati qualche anno fa, purtroppo l'hangar è chiuso per problemi di evidenti crolli. È possibile che questo pregiudichi il cammino per l'iter della definizione dell'inserimento? Lo stato di conservazione è una delle cose più importanti. Ci riconosciamo che ci sono problemi in questo lato, ma come patrimonio così importante che rappresenta una cosa nella storia dell'uomo che supererà questi problemi cosiddetti temporanei. L'iter cosa prevede adesso? Una relazione, la presentazione di una domanda, un sopralluogo? Allora, ci sono due livelli. Il primo è un livello in cui il sito deve essere accettato dalla Commissione Nazionale UNESCO per l'Italia, cioè a Roma. Il secondo è quello più direttamente con UNESCO, che ha diverse stage. Ma io sono certo che con l'importanza di questo sito, ripeto, che nel mio parere anche in 3 anni si può avere il riconoscimento che si merita. A chi viene ad Augusta per la prima volta, gli abitanti mi indicano col dito, tradiscono una punta di orgoglio quando dicono di vivere all'ombra di un maestoso gigante. Neanche la immaginano, la mia stanchezza. Non sembrano accorgersi di quanto sia diventato fragile e debole. Mi contemplano da lontano, sorridono, rassicurati dalla mia presenza. Hanno bisogno di me, lo so. Ma mai, come oggi, io ho bisogno di loro.